Buongiorno, iniziamo con la prima interrogazione, l'oggetto numero 137. L'oggetto numero 137 si tratta di una legge, di una interrogazione presentata dal consigliere De Vincenzi, rivolta all'assessore Bartolini. Legge regionale numero 18 del 2011, intendimenti della giunta regionale in merito all'assegnazione e alla conseguente piena operatività delle funzioni precedentemente svolte dalle comunità montane. Prego, consigliere De Vincenzi, a lei la parola. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Ma il tema è stato tante volte trattato, molte volte dal punto di vista dei costi che una cattiva legiferazione ha portato a dover subire via via nel tempo. Non entro in tutto il passato, ricordiamo soltanto che con legge del dicembre del 2011 in realtà le comunità montane sono andate in soppressione e da lì è nata un'agenzia, l'AFOR, l'Agenzia Forestale Regionale, un'agenzia strumentale per la Giunta, che però non ha preso in capo... Scusate. Non ha preso in capo tutte le funzioni, evidentemente, delle comunità montane, perché una parte di queste sarebbero dovute essere svolte dall'Unione Speciali dei Comuni. Anche queste non sono decollate ed oggi ci troviamo di fronte a un quadro che abbiamo affrontato più volte anche in audizioni, in commissione, ma anche in aula con question time di altri colleghi, che ci parlano di debiti da affrontare decisamente elevati, ma al di là che poi dovrebbero essere affrontati dai comuni coinvolti. Ora, oggi io volevo un attimino fare punto con l'assessore per quanto riguarda tutte quelle funzioni tecnico-amministrative che sono rimaste in capo alle comunità montane in via di liquidazione, cosa peraltro abbastanza inusuale che un ente in liquidazione continui a svolgere tutta una serie di funzioni, tra l'altro funzioni che vengono svolte da un numero limitato di unità lavorative, ma anche con difficoltà di competenze in taluni casi, per cui mancano di fatto agronomi, mancano geologi, ingegneri per far fronte alla mole enorme di competenze che sono rimaste, non ci dimentichiamo che sono più di 30, tra l'altro sono competenze di natura autorizzativa, di natura di controllo, che spaziano in tanti ambiti, sia nel campo dell'ambiente che nel campo della prevenzione del rischio idrogeologico, ma anche dell'agricoltura e altro ancora. Quindi temi che interessano da un lato chi opera all'interno delle strutture, evidentemente le oltre 160 persone che ancora fanno capo alle comunità montane, quindi sarebbe interessante anche sapere quale sarà il destino di queste persone, ma oggi ci interessa soprattutto capire a chi si dovranno rivolgere poi i cittadini. Tenendo anche conto di un altro aspetto, consigliere, tempo ha già esaurito, chiudo, tutto il suo tempo. Chiudo, che molte di queste funzioni in realtà rischiano di rendere la struttura che se ne farà carico controllata e controllore. Quindi da questo punto di vista vorremmo sapere come intende risolvere la Giunta questa problematica. Grazie. Professore Bartolini. Mi scuso, ma sono un po' afono, come ho detto, quindi farò un intervento molto... Grazie. Allora, comunque abbiamo dato avvio al processo attuativo, ci siamo incontrati il 25 luglio 2018 a Lanci con il comitato esecutivo dell'ANCI, erano presenti più di 20 sindaci e siamo
arrivati alla conclusione di costituire un tavolo tecnico che porti a una definitiva individuazione delle modalità allocative entro fine anno. Quindi l'impegno è di chiudere questa esperienza e trasferire le funzioni. L'idea è alle forme associative comunali, con ANCI dobbiamo individuare il modo migliore. Quindi penso di poter dare informazioni più precise all'esito del tavolo tecnico, che ha un mandato breve di un mese per formulare una proposta da portare poi in consiglio. Grazie, prego consigliere De Vincenzi per la replica. Io mi auguro che veramente al termine di un mese l'assessore ci potrà dare indicazioni concrete, perché questa situazione sta andando avanti da troppo tempo e soprattutto quello che temiamo è veramente che su temi importanti i controllori andranno a controllare se stessi, e questo non deve accadere. Io invito l'assessore a perseguire soluzioni che vadano nel senso del maggiore interesse della cittadinanza, ma anche di coloro che operano all'interno delle strutture che sono rimaste ancora in piedi, e soprattutto ancora che si trovi un'adeguata sistemazione anche a tutto il personale coinvolto. Grazie. Grazie. Procediamo con la seconda interrogazione nell'ordine del giorno di oggi. L'oggetto è il numero 144, è presentata dal consigliere Rometti e rivolta all'assessore Paparelli. Intendimenti della Giunta regionale in merito all'inserimento della figura del bibliotecario nell'ambito dei repertori regionali dei professionisti. Prego. Grazie Presidente. Sì, è un'interrogazione questa che affronta un problema che penso questa Assemblea non si è mai trovata a discutere, e riguarda appunto la figura del bibliotecario. Considerato che all'interno del repertorio delle professioni della Regione Umbria allo stato attuale non è presente questa figura di bibliotecario, che peraltro riveste un ruolo anche importante in una regione come la nostra, che ha investito tanto sul patrimonio delle biblioteche pubbliche. Penso che in Umbria siano presenti 170 forse biblioteche in questo momento, fra pubbliche, ecclesiastiche, quindi un patrimonio notevolissimo, diffuso in tutto il territorio, e non c'è una figura, diciamo, ci sono figure, ma non c'è nel nostro repertorio delle professioni della Regione, non è presente questa figura. Tenendo conto che la normativa nazionale, anche quelle europee, tengono conto, diciamo, del fatto che il riconoscimento delle professioni parta proprio dall'inserimento all'interno dei repertori regionali, ricordato comunque che la legge del 14 gennaio 2013, che detta disposizioni in materia di professioni non organizzate, prevede che in Italia esistono non solo le professioni organizzate tramite collegi o ordini, ma anche le professioni al di fuori di esse, appunto come quella che riguarda questa figura. Ci sono altre norme che prevedono chiaramente i requisiti, e soprattutto bisogna ricordare che professionisti non organizzati in ordini e collegi possono far parte di apposite organizzazioni, come ad esempio l'Associazione Italiana delle Biblioteche. Insomma, il quadro normativo da questo punto di vista è anche diffuso e articolato, che detta i requisiti che debbono essere previsti sia a livello di norme nazionali sia a livello di norme europee. Quindi, in buona sostanza, l'interrogazione tende a chiedere alla Giunta regionale di conoscere quali intendimenti ha in merito all'inserimento della figura del bibliotecario nei repertori regionali delle professioni, secondo quanto previsto dalle norme, appunto, a cui facevo riferimento, e secondo gli standard definiti dagli Stati membri e dal Parlamento europeo, e quindi, ecco, insomma, capire se c'è la volontà di inserire
questa figura nel repertorio regionale. Peraltro non si tratta neanche di fare, non ci sono leggi da fare, credo che sia un atto amministrativo questo inserimento, definire naturalmente i requisiti di accesso. Credo che se vogliamo qualificare questa figura dobbiamo prevedere che per poter esercitare questa professione sia necessaria una laurea che affine, diciamo, a un tipo di professione di questa natura. Grazie, consigliere Rometti. Prego, assessore Pavarelli. Ma l'ordinamento italiano, consigliere Rometti, in virtù dell'articolo 117 della Costituzione, disciplina la materia delle professioni, che è riconducibile alla competenza concorrente Stato-Regione, l'individuazione delle figure professionali oggetto di abilitazione riservata per il suo carattere necessariamente unitario allo Stato. La legge 14 gennaio del 2013 numero 4, disposizioni in materia di professioni non organizzate, prevede che le associazioni professionali non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva e che possono, su richiesta, rilasciare attestati di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci, ma che questo attestato non costituisce requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. Tutto ciò premesso, le rendo noto che nell'agenda della struttura competente di ARPAL Umbria, basta confrontare la DGR 734 del 2018, con cui abbiamo modificato la 834 del 2016, che prevede che i riferimenti ai servizi regionali competenti sono da intendersi come servizi di ARPAL Umbria competenti, la redazione degli standard di profilo professionale e formativo di tecnico di biblioteca corrispondente al codice Istat CP 2011 eccetera eccetera e di profilo professionale di bibliotecario corrispondente al codice Istat 25452. Nel rispetto della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento, saranno associati ad un corrispondente livello, si chiama EQF, quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, si chiamerà tecnico di biblioteca e bibliotecario. ARPAL Umbria sta valutando, anche a seguito dell'incontro effettuato il 1 agosto di quest'anno con il presidente regionale di AIB, l'Associazione Italiana Biblioteche, e delle istanze rappresentate dallo stesso e dall'interrogante oggi, la funzionalità delle figure rispetto al tessuto socio-economico regionale. Tali figure verranno inserite nel repertorio degli standard della Regione Umbria al fine del rilascio di qualifica in via certificatoria ai sensi del Decreto Legislativo 13 del 2013 e saranno oggetto di correlazione al quadro nazionale delle qualificazioni regionali anche ai fini della referenziazione al quadro europeo delle qualifiche a cui facevo riferimento ai sensi del Decreto del 2018, istituzione del quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze. In ogni caso, però, queste attività, questo è l'unico, diciamo, elemento rispetto all'interrogazione che intendo sottolineare, queste attività non rientrano tra le professioni regolamentate e che la Regione non può prevedere, quindi, i requisiti minimi obbligatori ai fini dell'accesso e del loro esercizio. In altri termini, chiunque può svolgere queste attività a prescindere dal possesso delle qualificazioni regionali e all'iscrizione alle associazioni menzionate nell'interrogazione stessa. Quindi noi faremo questa cosa, ma c'è questo limite sul quale deve intervenire ovviamente la legislazione nazionale nel quadro unitario cui facevo riferimento prima. Bene, prego consigliere Rometti. Prendo atto e mi dichiaro soddisfatto della prima parte della risposta dell'assessore, la volontà comunque di inserire nel repertorio regionale questa figura. O, diciamo, come ho detto nell'interrogazione, secondo me, adesso mi rendo conto se ci sono vincoli di normativa nazionale, questi da parte nostra non sarebbero superabili, però in una regione come la nostra, come ho detto, che comunque di questo patrimonio se ne fa un vanto anche nell'ambito delle politiche più generali, culturali e quant'altro, credo che, come dire, dobbiamo avere l'interesse a far sì che questa figura abbia una qualificazione effettiva, richiedendo dei requisiti di accesso che non siano così lasciati allo spontaneismo o che non siano, come dire, che abbiano soglie che in qualche modo sono compatibili con una figura di questo genere. Comunque so
e ne do atto all'assessorato che c'è stata dopo l'interlocuzione con l'associazione, insomma, quindi so che gli uffici, diciamo, non hanno assolutamente trascurato questa materia e vedremo, ecco, speriamo che si possa proseguire in questa interlocuzione positivamente. Grazie. Bene, passiamo alla interrogazione successiva, è l'oggetto numero 148 presentata dai consiglieri Mancini e Fiorini e rivolta all'assessore Cecchini. Scenari futuri sull'impiantistica per il trattamento dei rifiuti organici. Prego, vicepresidente Mancini. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. In pratica il tema che trattiamo in questa interrogazione è il tema dei rifiuti, un tema ampiamente alla ribalta della cronaca locale. E in particolare voglio leggere l'impianto dell'interrogazione perché è molto tecnico ed è bene che sia chiaro l'intento di questo documento. In sostanza, considerato che nonostante la disponibilità di impianti ubicati in Umbria predisposti per il trattamento di biostabilizzazione del sottovaglio dei rifiuti indifferenziati, quali le crete, potenzialità assessore di 40.000 tonnellate annue, da autorizzazione vigente rilasciata dalla Regione con determina dirigenziale 2557, e Casone, potenzialità 31.000 tonnellate annue, da autorizzazione vigente rilasciata dalla Regione con determina dirigenziale numero 14.416, si continua a ricorrere ad impianti extraregionali per il trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati prodotti nei comuni appartenenti agli ex ati 1 e 2. Considerato, Assessore, che il fabbisogno complessivo di trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati prodotto su tutto il territorio regionale è non superiore alle 56.000 tonnellate annue, dato attestato dalla Giunta regionale come l'allegato B della determina dirigenziale 1337 del 21 novembre 2016. Pertanto, i suddetti due impianti, le crete Casone, sono già ad oggi ampiamente sufficienti al soddisfacimento del fabbisogno del trattamento endoregionale. Tenuto conto che la Regione Umbria ha finanziato con oltre 6 milioni di euro di fondi pubblici la realizzazione di due ulteriori impianti destinati ad aumentare ulteriormente le suddette potenzialità di trattamento, in particolare ha finanziato per oltre 3 milioni di euro la società Sogepo per la realizzazione dell'impianto di selezione e biostabilizzazione di Belladanza e per oltre 3 milioni e 100 mila ex ati 3 ora Auri per la realizzazione del nuovo impianto di trattamento di rifiuti organici di Casone. Tutto ciò premesso, Assessore, la interrogo per sapere se gli impianti di Belladanza e Casone, gestiti da società pubbliche, ovviamente ben noto, saranno destinati al trattamento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione ed eventualmente con quali modalità verranno gestiti i relativi accordi contrattuali. Grazie. Grazie, prego Assessore Cecchini. Sì, grazie per l'interrogazione che fa sì che il Consiglio Comunale Regionale ogni tanto sia informato sull'andamento dei nostri servizi. Per rispondere all'interrogazione va premesso che la gestione dei rifiuti attiene a tipologie diverse. Ci sono i rifiuti urbani, la cui gestione sta in capo al soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Auri e che appunto ha affidato poi la gestione, mentre la gestione dei rifiuti speciali è in capo agli impianti autorizzati alla gestione. E mentre per quanto riguarda i rifiuti urbani gli impianti sono autorizzati per il soddisfacimento delle esigenze regionali, per quanto riguarda i rifiuti speciali la Regione attraverso le autorizzazioni stabilisce i quantitativi ma non può entrare nel merito della provenienza degli speciali perché per legge appunto possono circolare nel territorio nazionale e appunto è una scelta del gestore dell'impianto che naturalmente si auspica prima tenga in considerazione, si faccia carico delle esigenze regionali e poi casomai anche interregionali. Noi in questa fase abbiamo rinnovato un accordo con la Regione Marche per un quantitativo non così straordinario, comunque pari a 10.000
tonnellate di trattamento di sottovaglio della frazione residua, perché nel dare le risorse, i circa 6 milioni di euro di cui parlava, all'Ati 1 e all'Ati 3 a Belladanza e Casone, l'intento della giunta regionale era quello di potenziare gli impianti e fare in modo che addirittura fosse superiore la capacità di trattamento degli impianti regionali rispetto al nostro fabbisogno, tenendo conto che a volte ci possono essere blocchi impianti per ragioni di manutenzione, per ragioni di rotture o, come in questa fase, sappiamo, per la criticità presente soprattutto nella società, nel pianeta che sta attorno a Geseno, per le criticità di Pietrabelina, di Borgo Giglioni e anche la necessità di ammodernare Ponte Rio. E quindi l'accordo con le Marche consente di poter soddisfare questo bisogno. Naturalmente le Marche hanno preteso una reciprocità, nel senso che se un giorno dovessero avere un'emergenza loro, noi con i nostri impianti dovremmo soddisfare, tenendo conto, come dire, che è calibrato con il quantitativo che noi inviamo. Allora, questo per affermare che nel momento in cui stanno entrando a pieno regime sia Belladanza che Casone, il fabbisogno regionale è garantito, e che appunto sugli speciali è nella scelta del gestore degli impianti, sapendo che comunque le autorizzazioni che hanno mettono un tetto rispetto alla possibilità appunto di gestione degli stessi. Grazie Assessore, prego Vicepresidente Mancini. Assessore, lei ovviamente dà una interpretazione, diciamo, tecnica, come lo era ovviamente la domanda. Mi sarei No, per l'amor di Dio, però cogliamo ovviamente l'occasione da quest'aula per evidenziare, come lei sa benissimo, Assessore, ma lo saranno sicuramente i nostri colleghi, che i motivi per cui si portano rifiuti fuori regione deve essere, diciamo, determinati da un vantaggio economico e o da cause di calamità naturali oppure emergenze che non sono la situazione dell'Umbria. Tra l'altro devono avere anche la caratterizzazione, Assessore, di una temporaneità. Invece mi risulta, da quello che io ho potuto conoscere dalle varie determine, che questo accordo con le Marche è ormai in piedi più o meno da circa 3 anni. Non so se lei mi può più o meno dar ragione o smentire. Tuttavia, come lei ha accennato a margine della sua risposta all'interrogazione, ha accennato alla questione di Geseno. Non è chiaramente il tema di questa interrogazione, ma la regia politica della giunta regionale, quindi del suo assessorato, è quella di coordinare l'attività e stimolare, al di là delle competenze ovviamente di ogni singolo comune o ATI, ma evidentemente anche quelle che sono i contratti di servizio, a stimolare le società che hanno vinto regolarmente un contratto di servizio ad adempiere la loro efficacia ed efficienza. Sappiamo benissimo che per quanto riguarda la produzione e la gestione dell'impiantistica di Geseno, che ha un bacino più o meno di 300.000 abitanti, non esiste a oggi, Assessore, da quello che mi risulta, un progetto di costruzione di questi impianti. Quindi siamo indietro. Pertanto sono parzialmente soddisfatto e evidenzio ancora una volta, Assessore, che la gestione dei rifiuti non è una questione solo ambientale, è una questione che ha la caratterizzazione di essere ovviamente costosa per i cittadini, e voglio ricordare che già qui nel 2016 lessi un documento che riferiva all'inefficienza di alcuni impianti per circa il 33%. Era un documento che aveva la caratterizzazione di valutazione da parte degli uffici della giunta regionale, e quindi quel 33% di rifiuti per inefficienza e inefficacia finiva in discarica, riempendole, ma soprattutto gravando sul costo della Tari. Tra l'altro lei sa benissimo, Assessore, che lo ha anche pubblicamente, e concludo, asserito, che qualora i comuni non raggiungono gli obiettivi previsti dal piano regionale dei rifiuti sono sanzionabili. Una sanzione, meno male, fino adesso mai rivendicata puntualmente, anche se tecnicamente dovuta, ma in questo caso andare a incidere ulteriormente sulle casse dei comuni per inadempienza degli obiettivi di raccolta differenziata, avremmo ulteriormente la stessa cosa a danno dei cittadini, cioè la Tari che gestisce un conferimento eccessivo in discarica del servizio, e nello stesso tempo, concludo Assessore, abbiamo di fronte la penalizzazione sui bilanci dei comuni. In sostanza vedo qualche luce, perché abbiamo visto l'inaugurazione dell'impianto di Belladanza,
ma assessore le ha invito caldamente a perseverare sullo stimolo verso i gestori e verso Auri che è più da un anno. Grazie.